Dicevo, ma è stato riscattato un focus. Non si può vivere il pre-show fino in fondo con un focus riscattato. Oh, ragazzi, bentornati, buonasera. La mia eccitazione è un po' ovviamente isterica. Da una parte perché ormai mi sento in un vortice di distruzione produttiva nel mio fare le cose a modo mio e con gli obiettivi che ho io per ciascuna di esse. Lo spirito dell'influencer dura 2 ore e 20. 2 ore e 20. E non come magari qualcuno pensa, perché io sono quello dei video lunghi e quindi se faccio un video breve mi sento in colpa. Non è un talk show, ma ho una voglia pazza di giocare. Ho un vero e proprio focus riscattato durante il pre-show. E lo spirito dell'Arcade Extra è una delle cose più belle della settimana. È uno dei momenti che aspetto con tutto il cuore. Quindi, benvenuti, bentornati, grazie del Hype Train. E signori, Colossus, Raging Goblin, Gabby Souls, Spaventa Passere, Donna e Beltran, oh wow, benvenuti. Scusate la sovraccitazione, ma Twitch è specialissimo in questo. Cioè, interagire con voi e stare insieme, sconsapevole che per fortuna chi ci tiene può recuperarlo in past broadcast o su Sottorima YouTube, per me è speciale. Non è uno spirito, non è un'anima. Non è un'anima della scoperta. Non è... è altro. Ed è per questo che è speciale. Allora, adesso noi abbiamo la tradizione. Penso di dover abbassare un po' il volume. Eccoci qua. Andiamo immediatamente su Tainted Lost per una run che può durare una stanza, un boss, qualunque sia il suo destino, e poi si prosegue il giro con un personaggio di cui non so nulla e che trovo abbia uno degli sprite più terrificanti di tutto il titolo. Lilith incinta con un cesareo e il feto fluttuante attaccato al suo cordone ombelicale. Mamma mia. Allora, io mi faccio questa run insieme a voi e me ne approfitto per premiare il ragazzo che ha consumato il suo focus, ringraziandovi per il supporto e promettendovi, come sempre a ogni fine run, di leggervi con tutto il cuore e darvi la giusta soddisfazione anche a schermo. In futuro vorrei patchare il tutto per permettervi di mandare messaggi anche a chi non è me attraverso la sub e la donazione con tanto di sottotitolo, ma è una cosa che voglio fare bene, quindi ciao ragazzi. Bentornati. Si va. Allora, non voglio trovare. Ah no, giusto. Avete ragione. Prima di togliere la chat per il focus. Non tocca a Lilith. Lost è molto dopo il personaggio a cui eravamo arrivati. L'ultimo che abbiamo giocato è Tainted Judas. No, Lilith non conta. Non c'entra niente Lilith, avete ragione. Vado in focus. Allora, questa è la singola run speciale. Facciamola e vediamo un po' che succede. Che meraviglia sto videogioco. Però lo schermo storto non aiuta. Ok. Non vi sto leggendo, ma vi adoro. Simpatico, ma quanto superfluo.
Sarebbe utile avesse una carica mono uso, cioè a un solo livello. Ma non è così. Holy card. Accidenti. Alla faccia. Peccato. Non avrò mai il denaro per permettermelo. Ho una bomba, ma non voglio utilizzarla sul nostro caro amico Donation Machine. Devo mutarmi un secondo. No? Starnuto? Niente. Però posso tentare la fortuna con una stanza piena di monete d'oro! Posso togliere il focus? Ciao. Ragazzi, dai! Abbiamo superato la fase di neonato reset di Isaac. Sono tornato, no? E quindi, let's go! Morirò immediatamente. Ok, non è il champion, per fortuna. Vorrei che si facesse del danno, sapete, no? Oh. No! Non molto soddisfacente. Occhio, questa è una brutta posizione. Ok. Quanto mi mancava giocare con voi. Santo cielo, ragazzi, queste full immersion. Dai, su. Ecco. Carino. Carino. C'è qualcosa che voglio? Allora, Monstrous Lung non è brutto, ragazzi. Non è brutto. È effettivamente buono. Oltre al fatto che togliere range a Tainted Lost non è proprio il top. Però, nel suo essere pericoloso, a me piace. Quindi per ora, carichiamo e vediamo se riusciamo a fare entrambe le cose. Dai, ragazzi, tutti e due, per il meme. Oh no. Ok. Non lo so, secondo me tutti e due comunque è davvero per gioco. Io non tendo ad avere il carattere e il linguaggio di dire per il meme, ma so cosa significa, quindi... Non perché sono boomer, in realtà. Se lo fossi... Oh, 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 attenzione, attenzione, attenzione! Non sarei qui, ma... Nel mio essere nerd... Ah, non posso? Ah, devi prendere il secondo durante l'animazione di portata del fantasmino. Ok. Ok. Interessante, un po' come... Giacomo Bendesau. Ok, grazie del consiglio. È finito l'hype train, grazie, ma l'avete fatto durare tanto. Che supporto, che percentuale era arrivato? Ragazzi, grazie. Ok. Ma genuinamente, grazie di cuore. Grazie. 98% dell'ultimo livello. Oh. Grazie di cuore, ragazzi. Davvero. Sono coccole. Vi giuro, mi sto... Scusate, no? È che non me l'aspettavo. Sapete, sono abituato a darvi la massima attenzione. Qui invece con Tainted Lost ormai comincio a giocare più in maniera... concentrata. E quindi non vi sto dietro. Mi sento in colpa e non mi aspetto di essere supportato così tanto. Allora, quello che potrei provare a fare è questo.
Ah, però, ok, va bene, ho imparato. Quindi dovremmo riuscire a prenderli contemporaneamente. Non è che basta che sta volando, non basta che voli. Io pensavo che una volta che vola è preso, no? E invece no. Va bene, niente polmone, meglio così. Meglio così. Tanto con le lacrime spettrali possiamo fare belle porcherie qua. Ho rovinato tutto. Ah no, loro non esplodono di base. Ok, niente, niente. È vero, è vero. No, loro sono semplici. Ah, per certe cose era meglio Monstro Slang, per altre no. Penso che sia una delle modalità di fuoco di lacrime più sinergiche dell'intera opera, però dell'intero titolo, opera adesso. No, non mi stavo riferendo più alla tecnicità che non. Oh. Ok. Non farlo. Don't. Non ho chiavi? Non ho chiavi. Oh, dove ho sbagliato? Oh, pirla. Ero ancora al piano precedente col cervello. Nice. Very nice. Che bello giocare finalmente con consapevolezza di Binding of Isaac. Lo spirito dell'arcade è tornato. Scusate. Tre chiavi. Vai. No. Tra range down. No, troppo. Ora è troppo pericoloso. Oh, dai. Peccato. Sì, ho capito, ho Mr. Me, ma non ho la possibilità di utilizzarlo, ragazzi. Cioè, non spammatemelo. Serve batteria. Posso provare. Devo vedere se si può acquistare una batteria, ma. Come hai fatto? Antipatico. Mi hai rovinato il. Qui era. Questo è il discorso di Proptosis, no? Non era male come schivata, però. Semplicemente mi ha graffiato la fronte. E. Satana. Ah, entriamo. Che succede? Emote only. Che cosa succede? Chat? Sono crashato! Oh! Sono crashato! Stavo chiedendomi cosa stesse succedendo e ho scoperto dopo di essere crashato. Avete visto il ragno che mi ha graffiato la fronte togliendomi la Holy Card? Io, sicuro di essermi mosso bene e punito per la mia spavalderia? Ok, mi ha graffiato la fronte. Mi ha graffiato la fronte. Mi ha graffiato. Entro a controllare, ma non necessariamente prenderò. Beh, che dire. Mi sa che non faremo gli angeli. Allora. No, dai, no, Mau no. Anche solo per varietà, ragazzi, dai, basta. Lo prendo sempre, dai. L'abbiamo fatto così tante volte il Maw of the Void. È figo, per carità, però. Dai. Ho preso il double active item perché mi piace. Io non ho modo di ricaricarlo, sapete? È un peccato. Cioè, in tutta sincerità, il Mo mi ha sempre dato brutti ricordi a causa di come copre lo schermo e così via. Quindi.
vediamo un po' se per caso anche qui o oh no, eh? Beh, ormai abbiamo fatto sia boss rush che hash, nessuno ci corre mai più dietro con questo PG. E quindi ok, sono stato avido perché non ho controllato. Esatto. Qui può essere. Ok. Ho sbagliato 3 volte. Ah sì, c'era anche la stanza magra oltretutto. Non erano posti del tutto sbagliati, ma sono stati impulsivi. Cioè, nessuno ci corre dietro, ma io tendo a voler esplorare l'opportunità di avere il brivido di azzeccare a occhio, quando in realtà basterebbe guardarsi meglio in giro. Esatto, non poteva essere lì. Pirla. Ok. Mi merito la punizione di aver sprecato il materiale. Ok. Non ok. Non ho problemi. Comunque, secondo me, con lui non è un errore, perché non possiamo farci colpire comunque. È vero che abbiamo ancora il... Esatto, appunto. Ah, siete d'accordo. Dai. Ok. No, avevo detto di no. È comunque terrificante da usare. È un per la run di rituale molto, molto giusto esplorarlo. Però, porca miseria, se è spaventoso, perché ci togliamo knockback, ci togliamo continuity, è pericoloso. Molto pericoloso. Io vorrei trovare subito il negozio, ma... Ah! Mamma mia! Posso spammare. Ah, ok. Ma che schifo è? Ottimo, dai. Ah, no, non può essere. Carino. La batteria ce la teniamo. Grazie, ragazzi. Appena finisce male la run, vi leggo. Io esploro perché male non fa, nel senso, chissà. Le super secret room non sono molto utili col nostro caro amato protagonista. Mannaggia, questa forse col knockback ci saremmo salvati. Ma è stata una stanza
Non voglio non esplorare i piani per avanzare in maniera impunita, però quella era... Questa stanza era da... Uff. Potevo provare a scappare subito con The Emperor, ma... Hai sempre da giocatore quella speranza. E il blocco delle lacrime di Cursed Eye si sta rivelando interessante, mettiamola così. Interessante, è la parola giusta. Oh no, ma come? Ma serio? Davvero? Ok. E beh. Ok. Va bene. Vediamo. Mai più. Ha un suo valore, nel senso che il suo malus tecnico di teletrasportarti per difesa non accadrà mai. Ma ti rovina moltissimo la survivability e controllo. Cioè, il crowd control scompare del tutto. Grazie. Allora, tacchino. Va bene. Ma quanto denaro? Giusto, perché non abbiamo speso una lira. Sì, ha il potenziale di aumentare il DPS, è vero. Però non ha il risultato di... Ah! Ho fatto la scelta giusta. Ecco, qui per esempio è una bella noia se avessero gli occhi aperti. Dovrei spammare così. Qui si va dal boss, infatti. Mamma mia. C'era una tinted, eh? Poi guardo, poi andiamo. Cioè, se sopravvivo poi... Oh. Ale. This is the end? Ok. Still not. Ok. Oh. Va bene. Troppo tardi per questo piano, ma lui è perfetto con Mr. Me. Interessante però, queste combinazioni di oggetti mi stanno facendo capire molto meglio alcuni dettagli di Tainted Lost. Non tanto del personaggio, ma di cosa si può fare. Aspettate, non ho visto. C'era una pietra con la bomba? C'era una roccia con la bomba! Ok, Tainted Lost, ti ho apprezzato. Ti ho rispettato poco. Mi hai punito. Ci sta. L'importante... è capire cosa ha ucciso e perché. Tainted Lost. Interessante. La trappola della roccia quasi mai ha danneggiato un mio personaggio. Perché di solito non colpisce mai nessuno. Stavolta l'ha fatto. Va bene. E ora? Chi è lei? Pochissimo danno. E... Sumptorium. Vorrei fare Keeper per riempire la donation machine. Ma siamo sopra le 100 monete. Vediamo. Oh! $4.20. Che cosa? Quindi se tu...
mio Dio, Quindi tu spari e passi del tempo. E se spari troppo, perdi mezzo cuore generando una sorta di pustola che puoi distruggere per curarti. Ah, i blobini sparano insieme a me. Ma finché non trovo cuori a terra non conviene molto. Ok, copiano danno e lacrime del PG. Diventa, può diventare fortissima. Però Sumptorium li distrugge? Eh sì, è il mestruo, esatto. Ma muoiono, vedete? L'attivo mi uccide. Cioè, li uccide. Accidente. Ti rende gli HP. Ok. Esatto, non va mai usato se non siamo in pericolo. Ma se hanno lo stesso danno, questo è un personaggio che può diventare molto forte. Ma proprio tanto forte, tanto, tanto, tanto. Domanda, posso morire? Ah, ma si muovono in maniera... Hanno il 30% del danno, ok. Ok, ora ha molto più senso. Ora ha molto più senso. La domanda è, io posso morire? Cioè, posso uccidermi? Ok, no. Ok. Carinissima questa meccanica. E possono essere uccisi? Penso di sì. Ovviamente. BFF funziona? Ma posso ucciderli anche io? O no? Spero di no. Ah, li posso uccidere anche io con le bombe? No, ok, no. Sì, posso. E se si muovono sul fuoco? Molto curioso di questo personaggio. Ah, puoi consumare anche l'Eternal Heart. Se consumi un cuore bianco, il cloth ha l'effetto di Sacred Heart. Ah! Ma muori subito. No, non posso farlo, no. Guarda che figata, li puoi mettere in fila. Allora, interessante. Permettetemi di studiarlo autonomamente. Mi sono tolto qualche istintiva curiosità da scienziato del gaming, però... del gioco, però ecco, in realtà io
voglio esplorare le sue meccaniche in autonomia. Mi raccomando, non spoileratemi. Ma, giustamente, devo ringraziarvi. Mi ero dimenticato, Mad. Grazie, welcome back. Vuota di scorta, alle poli. Smow, il ciambellone. Butta la pasta, Soundre. Alessandro Cramper, Azazel Sama, Mixedly, Vincenzo Box, welcome back. Bentornati. Drean, Samulk, Harambe, Killua, Kekuzo, Raxor Wire, Stefano, Monsi, Nick Gallo, Joeles, Asitto, The Light Emperor, Error, Serri, Ferra, Please, Time Lorder, Chaos. Grazie, grazie, grazie. Vediamo un po' se vi do soddisfazione dopo aver fatto quella porcheria. Ah, cacchina. Oh! Ok. Grazie, ma no, prenderemo lo stopwatch. Oh, buono, buono! Queste sì che sono buone con lui! Come fa... Ah. Oh. Mi state dicendo che... Mi state veramente dicendo che... La bomba esplode a ogni spawn dei boss della boss rush? No, e allora perché mi dite di usarla per la boss rush? Non ha senso. Ah, me la apre! Ah! Ok. Mi sembrava un po' troppo. Ma dai! Ok, ok, dite per aprirla. Ok. Sono The Lost, esatto, esatto. No, l'altro Eternal non lo raccolgo, lo spreco. Non si fa. Io devo fare questo. Devo generarlo. Non ce n'è uno bianco? Guardate, mi volano intorno. Mi volano intorno. È per il trinket? Vediamo un po'. No, dai, ma come box? Ok. Eccolo quello bianco, bellissimo, guardatelo! Dolcissimo! Dolcissimo! Shot speed up. Che bello! Non ho visto se c'era uno spazio, ma ci ho creduto, ok. Ok. Niente Satana, esatto, esatto. Per me niente Satana. Perché è tutto lento?
Ma lo stopwatch non ti deve rallentare tutto il piano, ragazze. Rallenta una stanza. Non rallenta tutto il piano. Come rallenta tutto? No. No, ragazzi. No. Oh, ah, l'hanno cambiato. Ora è fisso ma meno potente. Ah, l'hanno cambiato. E no, non era così, ragazzi. Non prendai su. Siamo seri. No, non sto pensando al Broken Watch, non era così prima quello normale, tranquilli ragazzi, lo so, cioè, a meno che... Poi, oh, magari mi sbaglio, ma non era così. Nella mia testa non era così. È comunque cambiato, ok, rework, ah ok. Ma sto PG è fantastico. Sto pensando a tutte le magiche sinergie pazze che possono generarsi. Brimstone, per esempio, sì. Mamma mia, non fanno niente di danno a ste cose. Cioè, alla fine le lacrime di Lilith e di Eva scompaiono perché non spari mai dal centro se non sei attento e perdi un sacco di danno. Oh! Carina sta run. Holy shot, esatto. Mamma mia, cosa non sarebbe holy shot. Ah, non ho... Non ho ancora... Cerchiamo monete. No, 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 no. No, non uccidetemi, piccoli. Ma è bellissimo sto PG. Scusate, no, sapete, è la prima volta che gioco un personaggio non parlo molto. Perché penso a tutte le opportunità, tutte le opzioni, tutte le strategie. Spero di non annoiarvi. Fungono tra l'altro anche da scudo questi piccolini. Sì, però sei antipatico. Io sto cercando delle monete. No, 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 non può. Questo ve lo posso garantire. Se mi vedete poppare i bimbi, non è un incidente. Non è un incidente. Ho piena consapevolezza di quello che sto facendo. Ok. Let's go. Ma che cavolo. Ma che cosa schifosa. Ma che delusione. Ma come? Ho una chiave per una bomba. Vabbè, in realtà ho resettato il valore. Vabbè, anche gli spawn dei nemici sono abbastanza scarsi, quindi va bene. In che senso? Il fatto è che non so se la grid doppia
mi aumenta anche la chance di trovare soldi, perché se non lo fa non ne vale la pena. Dovremmo scoprire che effetto fa, altrimenti non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Scusa, adesso ti rimetto i soldi dentro, perché non... No, vabbè, me ne hai dati... Vabbè, troppi. Allora. Ma la Rib of Greed... Non lo so. Due negozi in più, ragazzi. Sono due negozi in più. Ah, vabbè, non ho Mr. Me, però. Non ho Mr. Me. Non ho Mr. Me. Non ho Mr. Però ho lo sconto! L'effetto golden vuol dire doppio... Vuol dire doppio... Mamma Mega, usala dopo essere entrato nel patto. Ah. Con la sfiga ti becchi due grid, è vero anche, eh? No, non c'è la descrizione, ragazzi, non è vero. No, no, c'è scritto double effect. Vale semplicemente per il gold. Non è vero, ragazzi. Ragazzi, state sbagliandovi. Non esiste la descrizione dell'effetto dorato. Però... More coins appear. Da dove lo prendete che è quello specifico della gold, scusate. Deciderò io. Oh, a volte mi fate imbestialire. Con delicatezza mi fate imbestialire. Adesso vado sulla wiki. Continuate. Cioè, a livello di logica, di intelligenza umana, se gold effect doubled è d'oro, sotto la descrizione non riguarda quello, se non è d'oro. Avete torto, infatti. More coins appear fa parte dell'effetto di Rib of Greed, esattamente. Ok, vabbè, non parliamone più. È un po' uno scambio equo, perché abbiamo più o due negozi in più o più soldi per forse comprare gli oggetti. Quindi alla fine si equivale, ma non voglio grid, quindi d'accordo. Accetto il vostro consiglio, correggendovi sul fatto che c'è scritto leggi. Non è vero. Allora. Ok. Andiamo. Oh. No, devo prendermi death. Vabbè. Mamma mia, i danni non esistono. Perfection. Non ho preso un danno. Questa è tosta. Questa è tosta. No, perfection non ne vale la pena. No, no. Basta prendere un danno, ragazzo. Cioè, lo perdo. Experimental treatment. Porca miseria, che ansia. Vabbè, tanto entriamo. Solo che qua ci sono i fuochi cattivi. Vabbè. Facciamolo. Ok. Oh, attento, con i laser. Ok. Shh, 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 shh.
Ok. Che culo. Nice. Nice. Ok, boys. We can go deeper. Dammi il cuore. Dammi il cuore! Ok. Ok. Sì, ma per ora non abbiamo ottenuto veri bonus ai danni. Oh. No, grazie. Chissà se posso dare in pasto... Dovete stare dritti. Dovete stare dritti! Piccoli blobbini! Tutti dritti! Non così, non così! Non dritti così! Sì, sono 5,20 di danno, ma sto parlando di effetti aggiuntivi alle lacrime. Cioè, roba forte davvero, non... un minimo bonus grazie a Experimental Treatment, che, insomma, lascia un po' il tempo che trova. Carino, ma... insomma, non è 17 di danno, 5. Ecco, tipo 6 Brimstone, esatto. No! I piccoli, no! Lasciateli stare! No, i piccini! No! Non fategli del male, mi servono! Fermi! Fermi! No! Che carino sto PG, accidenti! No. Oh, che monnezza rara, ragazzi. Questa è rara veramente. Cioè, stiamo proprio parlando di rara schifezza, eh? Okay. Shot speed up. Comunque, non so, vorrei farvi notare come giocare con Tinted Lost in continuazione mi abbia portato a... a giocare! Vabbè. Ok. Ah, è vero, posso bombare tutto. No. No, poverini. Lasciateli stare. Non posso metterli tutti in fila? Tipo, devo prendere il Lash, il Trinket. Dovrei bombare di più, è vero. Questa è una cosa fraintendibile, detta così. E vabbè, Twitch. Qua non può esserci la stanza segreta, vero? Lish. Ah sì, Non t'avvicinare. Devo fare un sacco di bambini. Oh, Spoon si avvicina. Anche se... vabbè, questo era gratuito, dai. Oh no! Per favore, no! Non ho la pazienza. Non ho la pazienza. Oh no, ma come? Froze, grazie. Grazie del raid. Ormai divento sempre più esterico. Come si fa? Come si fa a ricambiare? Grazie. Grazie del pensiero, benvenuti ragazzi. Non vedo l'ora di riparlare insieme a Old Gen. E buona serata, di cuore. Ah. Oh! Ok. È pericolosamente inutile questo. Sì, ma non sto
Porca miseria, che fastidio. Stiamo ottenendo in realtà un seed orribile. È inutile, non posso usarlo. Ah no, aspettate, posso usarlo, scusate. Mi garantite che non... non mi può togliere i... non mi toglie i soul heart, no? Vabbè, è orribile, scusate, si fa perdere. Ah, li toglie. Allora niente. E niente, allora il Little Brimstone... purtroppo per poterlo utilizzare dovrei guardare lo schermo troppo concentrato su un punto. O imparare il ritmo o no. Piccoli, scusatemi. Perché in realtà finisce prima il Brimstone, ma devo starci troppo dietro. Ok, e niente. Oh. Ok. Peccato. Aha! Aha! Bello, ma no. Abbiamo recuperato la fortuna. Ok. Ah, dite di spaccare i funghi. Sì, vabbè, certo, Magic Mushroom se spawnasse sarebbe figo. È vero, avete ragione. Anche voi avete ragione. Non ci ho dedicato troppa attenzione. Non ci ho dedicato troppa attenzione. Ma serio? Ok. Un lato di me... un lato di me vorrebbe utilizzare la sacrifice, ma non penso di poter sacrificare. No, non penso di poterlo fare. Infatti no, tu devi avere solo un cuore rosso e basta. Non puoi essere protetto. Questa è il vecchio Rebirth. Quella roba vecchia, vecchia, vecchia. In realtà la Sacrifice mi tornerebbe intelligente usarla, visto che non ho mai preso un danno fino ad ora, però sono vigliacco. Oh cazzo. Questi mi svuotano gli amici. A che punto siamo? Necropoli sono.
Muori, 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 muori. Ah, ma è immortale, davvero. Pensavo che... Ah, è vero, le cursed, è vero. Ma no, ma come? No, i grid no! I grid no! Pericolosissimi! Pure i keeper! Vabbè, ma è quasi impossibile. Allora. Okay. Ammazza che monnezza. Ma in realtà il motivo per il quale non volevo entrare nelle sacre, nelle cursed, è che ho paura che ogni cosa possa distruggere i miei piccini. Posso entrare senza che si pungano loro? Non voglio provarlo da solo questo. Ah, ok. Oh no, non posso non provare. I can see. Ma cosa cazzo? Ecco, ho rovinato la no damage run. Bomba d'oro. Ma che cacchio? Ma c'è una bomba d'oro a piano qui. È una challenge. No! No! Il danno da contatto! Oh. No! No, piccole! No, no, no. Ti prego, torna, torna. Datemi dei cuori. Datemi dei cuori. Fatemi curare. Ho ancora quello bianco, però. Giocare a XCOM. Ma perché questo personaggio ha un RNG contro le cure o sono io? No, non voglio fare, non voglio usare solo. No, ma che strano seed questo. Che strano seed.
Li ho uccisi con gli occhi chiusi, praticamente. Sì, ma gli angeli? Puoi usare Mamma Mega gratis una volta se hai la bomba d'oro? Ma non l'abbiamo fatto l'altra volta senza che funzionasse? Scusate, questa cosa non l'ho mai letta. Ma non leggo se non voi per ora in questo periodo. La wiki l'apro insieme a voi. Quindi, vediamo un po'. Eh sì, la wiki dice che è vero. Wild holding a gold bomb, Mamma Mega can be used once on that level without consuming it. It may be used again for free on another level if another golden bomb is collected. Sì, c'è scritto qua nella wiki. Potevo usarla una in tutti i piani, praticamente. E non te la toglie? Non ti toglie la Golden Bomb? Wow, ho scoperto una cosa. Non ti apre una trapdoor nella stanza, ma solo... Cioè, non... Avete visto? Non lo fa se non può farlo. Non ne avevo idea. Io l'ho fatto nel vuoto apposta per non rischiare di caderci sotto. Volevo che la spawnasse in un altro quadratino. Ok, va bene. Ok. No, dai, angeli, no. No, 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 no. No, non è possibile. Di nuovo. Ma è una maledizione. Volevo solo andare a prendere The Emperor io. Vabbè, ok. E vabbè. Però, ma scusate, io voglio fare Mega Satana.
Ok, si chiude se entro nel patto. Allora non la uso. Non ancora, almeno. Shot speed up. Dai, facciamo. Allora, vediamo. Vabbè, intanto esploriamo. Purtroppo non potrò più. Ma è una partita strana questa, vero? Con le bombe d'oro. Io boh. Allora. Attenzione, attenzione, attenzione. Non è il momento. Allora, vediamo un po' che si può fare. Shot speed up. Ok. No, non ho lasciato Pretty Fly nel piano precedente. Allora. Ciao amici. Mi spiace volo. Apprezzo. No, non utilizzerò tutti i cuori per figliare adesso. Lo farò dopo mamma. Mica so pazzo, ragazzi. Conosco il suo potenziale distruttivo. Ok. A questo punto possiamo anche cambiare trinket. Se volessi fare il bimbo? Non posso donare soldi alla donation. Ok, andiamo verso la boss fight. Sì, però non... Cioè, dai, il 62%. Ma che cavolo! L'obiettivo è Mega Satana, ma il destino sembra essere in disaccordo. Perché dovrebbe essere inutile il trinket? Scusate, non capisco. Le lacrime spettrali non sono perforanti. Speriamo non esca Satana, ragazzi.
Wanted. Il vostro occhio... Ah, dice, dite lo Skull. No, non mi interessa lo Skull. No? No, perché? No, no, no. Non voglio andare da Beast. Non ne vale la pena. Esatto, esatto. Manca ancora del tempo, ragazzi. Non preoccupatevi. Ecco, piuttosto... No, no, di Emperor voglio togliermi il Womb. Vabbè, andiamo a menare. Andiamo a menare. Sì, ho intenzione di fare la boss rush. Voglio sfondare la porta che non esiste, ma si apre comunque con Mamma Mega. Mamma, Angeli, mamma, esatto. Ok, vediamo. Mamma mia, che male le facciamo. Ops! Ok, ho fatto una stupidaggine, ma è andata bene. Ok, e allora direi decisamente Polaroid, Angelini. Oh, oh. Oh my fucking god. Allora, sono estremamente indeciso, ragazzi. La spada, se sinergizza con i bimbi, è comica. Però con Joined, secondo me, spacca tutto. Contemporaneamente al fatto di poter avere Soul Heart per fare i bimbi. Quindi io, senza stavolta voler farmi consigliare per forza, perché è un personaggio nuovo per me, io distinto prenderei con Joined. Perché Relic sono troppe stanze, 7-8, è troppo tardi per farlo. E poi abbiamo BFF. Quindi, vado. Stavo per uscire per sbaglio, comunque. Non ho fatto la scelta sbagliata. Però voglio provare a fare una cosa adesso. No, lo faccio combattendo. Eccolo blu! Che carino! Ok. Abbiamo la chiave. Abbiamo la Polaroid. Abbiamo il destino. Non sparano in diagonale, sparano anche in diagonale. È diverso. La boss rush! Oh! Ah, i miei piani! Oh. Ok, la boss rush non è così grave, è meglio Mega Satana. Oh, sciocchino! Oh, le chiacchiere! No, Hush non si apre! Hush non si apre, mi hanno detto. Hush non si apre. Ragazzi, se si apre Hush... è culo infinito per sempre. Davvero apre anche Hush? Perché, sapete, correre a fare la boss rush con questi Tainted che possono diventare così forti non mi terrorizza così tanto. Perché io ero così felice della chiave, ho pensato alla mamma, ho pensato a Emperor, ho fatto avevo anche detto il piano, vediamo, mamma mega. Non dice niente la wiki neanche sulla boss rush, quindi...
Ah no, sì, ok, può aprire anche hash. Ok, ok, ok. Ok, e lo può fare anche dopo che il termine di tempo... Allora vi dico il piano. Vi dico il piano. Questo è il piano. Se tutto va bene. Esatto, è Mr. Me che non lo fa. Ascoltatemi, Mr. Me può aprire solo porte che esistono. Ho fatto questa gaffe, molto, molto sincera, molto spontanea, perché ero un passo avanti nel modo sbagliato. Ma... attenzione. Facciamo hash, non delirium, e andiamo verso Mega Satana per sperare che poi appaia anche delirium. Che ne pensate? Ora vi chiedo una cosa, perché queste distrazioni non sono naturali. Cioè, un videogiocatore classico, come chiunque di noi, non le farebbe da solo. Fa parte dell'interazione. Quindi, per evitare che... e potrebbe che mi risucceda, perché chiacchiero con voi, penso a Mega Satana, penso al Void, mi faccio un secondo questi due piani da solo e facciamo tranquillamente la cosa. Ok? Let's go. Questo se riusciamo a vincere Hush, perché è tutto da vedere, eh? È tutto da vedere. Allora, ah, focus, grazie. Grazie, 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 ok. Allora. Ok. Ok. Perfetto. Ora facciamo The Emperor e saltiamo il piano, perché questo non è un problema. Oh, ok. Peccato che è inutile, ma vabbè. Non si può. Oh. Ok. A questo punto non facciamo errori, non abbiamo cuori rossi. Parte di me si sente stupido non cercare cuori rossi. E se... allora, il prossimo piano ce lo facciamo con calma alla ricerca di cuori rossi, perché Womb di solito ha dei cuori rossi. Comunque, ora siamo a Womb 1, io sono in focus. Womb 2, cuore. Vediamo se appare qualcosa di buono. E via. Basta. Ragazzi, non me la sento. Non me la sento. Non lo so, secondo me potremmo fare il piano. Ho 18 bombe. Tanto non ho fretta. Qui potrebbe esserci la Super Secret Room. Bravo Mike. Bravo Mike. Sei stato smart. I can see forever. Qui il focus mi servirà un sacco per non fare stupidaggine e per cercare le tinted. Non ne è valsa la pena, ma neanche per scherzo. Cazzo. A posto, andiamocene da qui. Direi proprio che ce la siamo cavata molto bene. Sono stato contento della mia decisione. Quando ci si concentra, le gaffe non ci sono più. Questo è un bel messaggio. Posso ancora farne, però, scioccamente. Quindi vediamo un po' che succede. Ok. Allora.
Ciao. Oh Gesù, questa è tosta. No, però, cioè, oddio, ormai abbiamo così tanti. Ah, no, solo che il damage up ci serve. E non so cosa state dicendo, ma non vi leggo nel focus, eh. Oh, cazzo. Anche se abbiamo delle lacrime molto mediocri, 4 e 3. Finalmente. Ti prego, dammi 1000 doni. No. Guarda i piccini, guarda i piccini come se ne sono andati. Ok. Oh, me lo ha fatto d'oro, guardate! Ma è pieno di figate incredibili! Fa anche quelli schifosi, caccosi! Che fico! Che fico! E ti consuma tutto il cuore, però! Che ficata! Mi ha fatto i bimbi caccosi! Guardate, mi fa le monete! Inutile! Non posso donarle a nessuno! Con join della bomba, ho fatto la scelta giusta. Dove cacchio è? Oh! Volevo dire... No! No! È pericoloso! Miei piccoli! Ma ti affezioni troppo a... Midas Touch! Hanno Midas Touch! Non potevo avere la libreria? Non meritavo la libreria? Vabbè, il cuore non ha speranze. Però potrebbe devastarmi con i brimstone se non li posiziono con un po' di fortuna. A posto. Chi se ne frega delle moschine? Ok. Oh no, pericoloso. In tutto questo abbiamo 2,53 di tier. Ok, posso togliere il focus adesso, perché in teoria è la durata giusta. Ciao ragazzi. Ok, e basta, andiamocene. Guardate i miei blobbini. Oh. No, non uso mamma, ovviamente. Prima vediamo se pare il patto. Allora. Ma PhD, ragazzi, se perdo ancora più tier speed, no, no, dai. Cioè, il danno è carino, ma ormai è fatta, no, non ci interessa. Allora, vediamo un po'. Vediamo. Oh, piccoli no, eh! Piccoli no! Comprimetevi! No, piccoli! Piccoli, no! No! Come state, piccini? Oddio, sono morti tutti! Angeli. Perfection. Oh, cazzo, questo è incredibile con lei.
ditemi, quant'era facile da uno a destino che mi distraessi non vedendo i cuori e mi suicidassi? Sono stato stavolta bravo a non parlarvi. Ok. Detto questo... Ok. Andiamo, abbiamo la Polaroid, verso il cielo. Mi servono chiavi, sì, per questo voglio fare tutto il piano. Oh no! No! Lasciateli stare, bimbi! Era Eden? Sembrava Eden. O un Eden. Due... No, ma dai, ma come? C'è roba viva qui! E chi l'aveva visto quello? Ah, erano vermi, non il capello bianco. No, i danni da contatto! Che ti spawnano addosso. Oh, oh. Beh, ne vale la pena. Oh, si gode! Si gode tantissimo! Oh, sì! Oh! Oh! Mamma mia! Oh. Chi se ne frega dell'invincibilità? È per i deboli. Ok, due chiavi. Oh, e gli HP? Non ho danni, eh? Non ho proprio danni. Ah, è vero, sono vermi, che schifo. Tre chiavi. Vabbè, è fatta, dai. Cosa? Sapevo che non ci sarebbe arrivato. Vabbè, tre chiavi su quattro mi sa che possiamo permettercelo, no? C'è un cuore su. Ok. Con chi credevi di avere a che fare, eh? Molto bene. Abbiamo tre chiavi. Penso che la quarta la potremo trovare su. Andiamo su. Ok. No! Shielded Tears, no? Sozzissimo. Ok. Chiave? Chiave? Come? Ma... la merda!
Ma come dritti al boss? Perché? No! Facciamo le cose per bene. Che bisogno c'è? Potrebbero uscire oggetti potenti. Godhead, per esempio. Ah, sono... Ah, è vero, sono tutti oggetti. No! Ma dai! Worth it. Ho preso danno. Ma come? Almeno damage run. Ok. Come The Anged Man? Va a essere full HP. Pin? No. Che cavolo? Ma che stazza è? Oh, non ho mica... Ora! Con il prisma. Che maestro a volte che sono. Del trolling, ovviamente. No, bimbi! Che cazzo? Dove siete spawnati? Vabbè, devo farmi i bambini poi, eh. Devo farmi i bambini. Perché qua altrimenti non abbiamo assolutamente la possibilità di farcela. Sì. Perfetto. Vai, 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 cucciolini, vai! Ma la smettete? Scemi. Allora. Oh, 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 oh. Haha, knockback. A noi non cambia niente, ragazzi. È solo deludente l'RNG, ma... A noi non cambia niente. Più che altro mi è dispiaciuto perdermi... Ma questo è veramente un boss fatto male, comunque. È sporco. Io non sto caricando niente. Fa qualcosa. Oh. Ok. Ah, Pride droppa solo 9 lives? Oh! È un drop fisso. In esperienza. Quindi, Super Pride. Super Pride. Oh, no, Ultra quello è. Vabbè. Ok. Ah, è un drop fisso. Oh! Oh, oh, oh!
Me lo segno. Me lo segno. Preso. Grazie. Grazie. Ok, super pride. Ok. Ho anche azzeccato il tempismo. Il prisma è divertentissimo da usare. Ma che culo è sta cosa? Ma che un drop mid fight? Non mi è mai successo prima d'ora. Guardate quanti proiettili. Sì, da gattoni, lo so, però. Cazzo, e adesso? I bimbi? E non ho le lacrime. Poverini. No! Mi muoiono tutti! No, piccoli! Ah! È il momento delle bombe! Delirium! 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 Oh mio Dio! Oh mio Dio! Ok. Ok, non so che fare, onestamente. Non riesco a capire dove potrei trovare... Ah, questo è nuovo! Questo è nuovo! Beh, Io non voglio leggere cosa fa, è nuovo, l'ho sbloccato di recente. Io lo prendo. Scopriremo, magari poi ne parliamo, ma... Nelle mie regole lo prendo. Quindi... Adesso... Okay. Ah, vabbè, sì, adesso... Sì, giustamente posso leggerlo una volta presa. Vabbè, sì, ci sta. Oh, che figata! Oh! Ammazza! È un oggetto strano. Ah sì, giusto, scusate. Sì, scemo. La mela è terribile per lei. Il fatto è che... Non... Stanza mela. Grande. Sono un po' indeciso perché qua i delirium sembrano essere facili da beccare.
Ma cuori no? L'ultima volta che volevo trovarlo, non l'ho mai trovato. Mai. Shot speed up. Ok, questo è sicuro. Blackheart? No. Ma come? Ma di tutti i boss che possono spawnare! Che culo, dai. Aspetta che lo raccolgo subito. Porca miseria. Vabbè che sono invulnerabile alle bombe ormai, però. Ok, tre boss li abbiamo... i fantasmini! Che figo! E... Ok, là sopra dobbiamo andare adesso. Esatto, sono quelli di Tainted Lost, esatto, esatto. E dai, datemi un regalo, che ho finito tutti i soldi. Doveva droppare un cuore quello. Attenti, sei pericoloso. Bravi piccoli. Ma un bel full health, no? Dov'è? Dov'è il bastardo? Chi è? Beh, che dire. Tre. Beh, ormai togliere dalla pool mi sembra superfluo, ragazzi, però sì. Quando volete. Continuo ad avere... Mamma mia, eh. Delle caratteristiche forti, ma... Quando ci sono poche lacrime a schermo. Ok. Oh no. Questo è pericoloso se non vedo bene dove sono i bimbini. Ok. Si gode. Ok, ora voglio Delirium. A posto.
Non fatelo. Okay. 99 monete non posso darle a nessuno. Mi piacerebbe fregare me. But you can't. Lasciateli stare! Va bene. Beh, che dire. Abbiamo preso 9 lives e siamo tornati a 12 cuori con 9 vite. Questa potrebbe essere una delle partite con più completion mark della storia dello spirito dell'arcade. In assoluto. Ed è... Ah! Merda, stavo leggendo la chat. Ed è anche la prima volta che... usiamo questo PG. Ma non è un peccato per la boss rush, perché altrimenti non avremmo fatto hash. Cioè, è uno scambio. Peccato, ma easy. Super easy. No, l'ho distrutto. Oh, vabbè. Peccato, peccato. 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 Ciao, vecchio amico. Come stai? È la prima volta della mia vita che faccio 6 completion mark. Pensa se trovavi R, esatto. Alla prima run del personaggio, 6 completion mark. Ahahah.
Mamma mia. Ah, fun fact. Sumptorium non si può trovare in nessuna pool e quindi è inutile. Perfetto. Ottimo. Beh, mi sembra inutile in effetti per gli altri personaggi, quindi. A meno che non ti sblocchi proprio tutta la meccanica. Però sì, magari sì. Allora. In teoria. Però non c'è tempo di fare un personaggio così lento. Ci facciamo un ultimo tentativo di Tainted Lost? Aspettate. Vediamo cosa ci dà il boss. Better items comunque, sì. Esatto. Per esempio. Pandora non è male. Mamma mia, 75. Ho perso tutti i soldi, cioè... Li avevo messi dentro. Li avevo messi dentro. Li avevo messi. Pronti? Ok. Cucciolo, mi dispiace. Non mi dispiace più affatto. Esatto, è la più proficua morte di un beggar della storia degli incubi di Isaac. Ok. Ok. Vediamo se riusciamo a rendere quella limonata iniziale non uno spreco incredibile. Forse no. Porca miseria. E ragazzi, io non posso tenere il personaggio senza di Lamb fatto. No! Non posso, cioè. È rimasto incompleto. È rimasto troppo incompleto. Sì, vabbè. Ok. È un problema? Avete visto, vero, cosa è successo? Lo sapete, vero, che mi ha bloccato lui, vero? Lo sapete, vero? Lo sappiamo tutti chi cosa, che cosa mi ha bloccato, vero? L'avete visto a schermo quello che mi ha bloccato, il bastardo. Mentre io cercavo di sgusciarci a sinistra. E dicevo, Erunso, Erunso, chissà. Vabbè, se avessimo trovato un buon oggetto, lo starei rimpiangendo. In realtà così è più... Posso? In realtà così è più un... poteva andare meglio. Vediamo. Vediamo, vediamo come va. Beh sì, è il suo ruolo, esatto, esatto. Anche questo è vero.
Anche questo è vero. Non posso rompere la... la tinted e non posso entrare nel negozio. Non ho né chiavi né bombe. Non ho niente. Niente. No. Ma con quale pazienza? Mamma mia. Ok, almeno. Almeno. E che cacchio. Ah. Lo so che ho la Petrified Poop, però non mi sembra una grande run, quindi me la godo così. Purtroppo questa, cioè, se riuscissi a vincere questa run, ovviamente il risultato sarebbe meno eccitante del solito, perché ricordo quando persi a D-Lamb e non riuscii a completare quello, ma tutto il resto è fatto. Solo che senza Olicard qua sto andando un po' sul filo del rasoio, un po' sul filino. A tal proposito, no? Che terribile, terribile morte. Ma che è successo? Ah, sì, vabbè. Sì, anche Mega... è finita. No, me la sono cavata. Sto migliorando parecchio comunque, eh? Non male. Non male, Mike. Non puoi non farlo, Michele. Oh, là. Non puoi ignorare una stanza così, Mike. Che zozzura! Non ci posso credere. Potevi darmi una gioia. Ok, va bene. Cazzo. Però, Mike. Ok. Una Holy Card te la meriteresti adesso, no? No?
No? No? No? Cazzo! Calmini, eh? Ok. No. Ok. Holy card, please. Por favor. Por favor. Cazzo. Sì, scusate, sto molto volgare oggi qua. Sono... perché? Perché la run sta prendendo una bella piega, ma io non ho le card. Cazzo! Scusate. Scusatemi molto. Scusatemi moltissimo. E giustamente stavo pensando... Perfection. Non lo so. Ma facciamo gli originali per una volta. Tanto si muore presto. Ma che stanzina simpatica! Beh, in realtà experimental treatment con Tainted Lost è meglio che con qualunque altro PG. Con qualunque, cioè, è il migliore in assoluto. Voglio solo vedere se riesco a evitarmi la boss fight. Cerchiamo un The Hermit, The Fool, The Emperor. Telepill, insomma, la qualunque. Ok. Sì, se esce Ghost Pepper piangiamo, però ne è valsa la pena, dai. Dovrei spegnere i fuochi, ma... Speed up. Ah, come Tears Down! Ah! Down.
Lo sapevo! Oh. Scusate. Dai, avete visto dove sono passato? Non potevo non fare quei versi. C'erano le mosche bianche, c'era tutto, cioè... Che disastro. Ma... Oh! Che sono sti scattini leggiadri? E bravo Mike. Non ho chiave? Cazzo, non ho chiave. Sì, ma me, mi date una soddisfazione. Holy card. Che paura. Holy card, per favore, holy card. Sto a fare una partita paurosa, però sta Holy Card non appare. Saltato nessuno. Ecco, a proposito di salti. No! Io boh, cioè che cacchio. Sono stato bravo però, sono stato bravo. Oh, non posso non dirmelo. Sono stato bravo.
dovevo morire altre 1000 volte. Era tutto nero su nero, dentro al nero, fuso nel nero, con proiettili neri, in una stanza nera, con terreno nero. Cioè, va bene così. Oh. Oh. Bastava un holy card per anche giocare con meno paura. Con meno paura. Allora. Oh. Ok. Mamma mia, che bella partita. Che bella partita. Accidente. Che spettacolo. Final Fantasy XVI è molto impegnativo come titolo, quindi non da spirito. Però forse come abbiamo fatto con Cyberpunk? Yes, indeed. Review blind run su Twitch. Allora. Carino. Allora, in teoria, domani mattina avremo la prossima partita. E grazie a tutti. Beh, non è servito a niente Perfection THC. Con Lost a zero è servito qui. Nulla dedicava, nulla era con la fortuna. Vedremo, vedremo. Santo cielo. 6 achievement, 6 completion mark in una sola partita. Damage, Cloud, Ippiero, Bard Spencer, Neo DX, Brennos, Pierpaolo TF, Mostak, Shiryu, grazie. Grazie di cuore, welcome back fino a 30 mesi. Pezzocchero, Sasuke Francesco, Dezzi Bibbo, Frase Fortu, The Old Norin, Zufuru, Pasku, grazie. Wow, wow, very much wow. Ora sono stanco, ero carico all'inizio, ora sono cotto, cottino, cottissimo. Oh. Mamma mia. Prima volta la metro. Calma. Ah, no, ok, non c'è nessuno. Va bene. Signori, buona serata. A presto. Grazie di tutto e alla prossima. Ah, sì, c'è? No, ma no, io devo fare un raid.